Luzzi. Ciao. Come stai? Ciao. Grande Rudy, come stai? Allora, tutto bene? Bene, e sono passato perché il furgone non va avanti. Oddio. Mappato, tutto, non va avanti. Ma non lo senti? No, sento che ha qualche problema. Senti un po' tappato, un po' chiuso, quanti chilometri ha circa? 130. Con quei chilometri lì, questi motori qua diesel della Ford cominciano ad avere qualche problemino, Già che ci diamo un'occhiata, magari sai un po' di sporcizia, un po' di depositi carbonio, morchi, cose varie. Bisogna darci un'occhiatina. Da Dio, lo lascio. Ci guardo e poi ci sentiamo più tardi, nel pomeriggio. Quando riesci, dai. Alla grande. Grande. Ciao, boss. Ciao, Rudy. Ciao. Ragazzi, adesso ci penso io, vediamo di farla andare veramente full gas. Sigla! Ciao a tutti ragazzi, sono Lori, benvenuti in questo nuovissimo video. Come avrete visto dall'anteprima, siamo qua alle prese col mitico furgone di Rudos di Carmageddon, che è un pochino spompo. Effettivamente stavo controllando in diagnosi tutti quelli che sono i valori relativi al quantitativo anche di cenere del filtro antiparticolato, a parte che c'aveva quasi 40 grammi di cenere, quindi era pienissimo anche solo il filtro. Ho smontato il collettore di aspirazione ed era totalmente pieno di morchia. Io non l'ho pulito, l'ho rimontato così perché voglio farvi vedere una novità di questi ultimi tempi, di cui si parla veramente tanto e che sta veramente spopolando in tantissime officine, perché vi dà la possibilità di ringiovanire, rinnovare completamente un motore a costo, non dico zero, ma veramente con una spesa veramente minima. Ecco la novità di cui vi parlavo, eccola qua ragazzi, non è un totem ma quasi, è un macchinario questo, vedete, si chiama Hydro 4.0, è un apparecchio che ci permette di andare a fare una decarbonizzazione completa del motore grazie alla potenza, alla forza del perossido di idrogeno, che va a sciogliere completamente tutte quelle che sono le morchie, tutte quelle che sono i depositi carboniosi nel nostro motore, lasciandolo pulito, potremmo dire praticamente a specchio, o comunque pulito in modo pazzesco rispetto a quello che può essere un motore come questo, che è pieno di depositi. Abbiamo guardato anche con la microcamera dentro, qua è veramente pieno a dei livelli mostruosi. Lo andremo a pulire completamente. Questo tipo di macchina va a pulire quelli che sono i dispositivi antinquinamento, a partire dal filtro antiparticolato, ma anche la valvola EGR, proprio vengono completamente lavati, disincrostati, cioè il filtro antiparticolato, tutto quello che è il nostro particolato contenuto all'interno viene lavato via, così come la valvola EGR viene completamente pulita, viene completamente pulite tutte quelle che sono le morchie all'interno del motore, quindi sulle valvole, il morchione che si viene a creare sulla punta dell'iniettore viene completamente lisciviato via, sciolto, pulito, quindi tutte le punterie, tutte le parti, quelle che sono del motore che si possono sporcare con residui di combustione vengono lavate via grazie alla potenza e al potere dell'idrogeno. Adesso vi farò vedere nel dettaglio come funziona questo tipo di procedura. Vi spiego brevemente come funziona questo macchinario. Questo chiaramente è il cavo che noi andremo ad attaccare alla corrente, è una macchina che va a 230 volt, non a 12 volt, quindi indipendente dalla batteria del veicolo. Dopodiché abbiamo la possibilità di andare a collegare due tipi di cannule, ovvero abbiamo il tubicino del perossido di idrogeno, che è quello diciamo classico per la decarbonizzazione ad idrogeno del motore, e quindi una volta che sarà collegato lui farà il suo ciclo di lavaggio, che dopo qui fuori vi faremo vedere. Dopodiché abbiamo diciamo la novità di quest'anno, ovvero attraverso questo piattello che viene collegato in aspirazione abbiamo due cannule che entrano in aspirazione, una col perossido di idrogeno e l'altra con un liquido di lavaggio che va proprio a pulire, a disincrostare il collettore d'aspirazione, quindi non più solo le parti calde del motore ma anche le parti fredde, quindi avremo una pulizia completa, totale del motore, che fino a poco tempo fa non era possibile perché esisteva solo la pulizia con l'idrogeno, mentre adesso, infatti, se guardate qua sopra la macchina vedrete che abbiamo praticamente due aperture,
una con scritto additivo, che è proprio dove andiamo a inserire questo liquido di lavaggio per il collettore, e qua c'è scritto, vedete, aggiungere solo acqua distillata, proprio perché il lavaggio col perossido di idrogeno è una procedura completamente naturale, cioè non si vanno a usare agenti chimici strani, solventi, cose strane. Acqua distillata, cioè dal potere dell'acqua distillata, grazie a questa macchina, si estrapola idrogeno, che ha un potere disincrostante pazzesco, quindi noi andiamo proprio a lavare, pulire completamente il nostro motore. Allora, abbiamo portato il mezzo qui fuori in modo tale che facciamo partire la procedura, il lavaggio del motore. Questo tipo di macchina viene collegata in aspirazione, vedete che qua è presente il filtro dell'aria. Noi ci andremo a collegare proprio qui dopo il debimetro. Adesso andiamo a svitare semplicemente quello che è il tubo in aspirazione che va dal filtro dell'aria al compressore, e ci andremo a collegare qua, in modo che l'aria che prende dentro il motore sarà ricca appunto di perossido di idrogeno e del nostro additivo. Ecco qua. Lavoro, come vedete, anche molto veloce. Come vi dicevo prima, in questo caso andiamo a collegare e a pulire sia il collettore con le due cannule, collettore e motore, quindi perossido di idrogeno e liquido di lavaggio. Andiamo a collegare le due cannule all'interno della macchina, e qua vedete andremo a collegare il suo piattello dove ingurgiterà sia l'idrogeno che il liquido di lavaggio. Eccoci. Allora, abbiamo collegato, come avete visto, il nostro piattello in aspirazione. Facciamo partire in questo caso un ciclo di lavaggio da 60 minuti. Ecco qua, vedete il tempo, 59. Ogni circa 10-15 minuti andremo a dare un colpetto di gas, perché vi ricordiamo che il veicolo in questo momento è in moto. È in moto perché chiaramente tutti quelli che sono depositi carboniosi verranno espulsi dallo scarico, insieme appunto alla combustione che avviene, oltre che col gasolio, anche appunto con l'idrogeno e con il liquido di lavaggio che va a pulire il collettore. A few moments later. Ragazzi, ci stiamo avvicinando all'ora X. Come vi avevo accennato prima, ogni 15 minuti dovremo premere il pedale del gas per far sì che si apra l'EGR in modo che lavori per andarci a pulire. 30 secondi e 17 mi dice, quindi ormai ci siamo. Vedrete che comparirà in alto sulla sinistra il pedale dell'acceleratore. Ecco, vedete che c'è il simbolino qui in alto del pedale. In questo momento dice accelerare. Noi andremo a dare qualche colpetto così di gas per far lavorare l'EGR. Purtroppo non posso farvelo sentire perché ovviamente dalla camera non è possibile, ma si sente una discreta puzza. Questa puzza è proprio la sporcizia che c'è all'interno del collettore, che viene bruciata e gettata fuori dallo scarico, perché tutte le impurità vengono proprio eliminate dallo scarico naturalmente. Quindi non c'è bisogno di stare a scrostare, modificare niente a livello manuale, ma è tutto automatizzato a livello di macchina e di combustione nel motore. Abbiamo finito la nostra ora di ciclo di pulizia. Andiamo a smontare tutto dal collettore, anzi dall'aspirazione, scusate. Andiamo a rimontare il suo manicotto in aspirazione e poi usciamo a provarla per sentire che benefici abbiamo avuto da questo tipo di intervento. Vedete questo bianco che cola, che sembra latte, in realtà è proprio il liquido di lavaggio che è rimasto all'interno del tubo che abbiamo buttato in aspirazione, e è un liquido biancastro che appunto va a sciogliere tutte le morchie che abbiamo all'interno del collettore. Allora, ci siamo messi in marcia perché adesso per un quarto d'ora, 20 minuti, dobbiamo provare il mezzo, finito il lavaggio, in modo da andare a spurgare tutti quelli che sono i detriti e i residui di sporcizia che sono rimasti in circolo, in modo da espellerli proprio completamente e asciugare anche il liquido di lavaggio rimasto all'interno del collettore. Ma già così, ragazzi, vi devo dire che la fluidità è veramente notevole rispetto a prima, cioè si sente proprio che il mezzo sale di giri pieno, potente, tira forte fino al limitatore, cosa che prima in alto tendeva proprio a sedersi, a morire, e ha proprio una reattività, una prontezza sullo scarico che prima gli era sconosciuta. Quindi devo dire che per quanto mi riguarda la prova è stata un successone. Abbiamo controllato anche i parametri in diagnosi e abbiamo eliminato completamente tutta quella che era la cenere all'interno del filtro antiparticolato, perché avevamo più di 40 grammi di cenere, adesso abbiamo sì e no 2 grammi, quindi l'abbiamo pulito completamente.
e poi i grammi scenderanno man mano che andiamo, che spurghiamo quello che c'è rimasto dentro. E, che dire, sono ampiamente soddisfatto, ma la prova del 9 ce l'avremo con Rudos, che noi non gli diciamo niente, verrà a prendere il furgoncino, gli lasciamo le chiavi e glielo facciamo provare, che siamo proprio curiosi di sentire le sue impressioni dopo la prova. A tra poco. La furga qua. Ehi, Rudos, eccoti qua. Bene, ti dirò che è stata un'impresa un po' ardua all'inizio, perché pensavo che questo furgone fosse veramente del marcio, pesante, sì, era così probabilmente. Okay. Io l'ho provato, sono rimasto mirabolato dal risultato, perché okay, veramente è irriconoscibile rispetto a prima. Ma non devo essere io a dirti niente, non ti voglio neanche dire tutta la procedura che abbiamo fatto, tanto ci sarà poi il video a spiegarlo. Mi fido, così mi te fido. Lo guardi anche tu. Bravo, bravo. E quello che ti dico, io adesso chiudo il cofano e tu te lo vai a provare. Servizio. Lo provo, ti chiamo dopo. Mi chiami e mi fai sapere. Mi piace. Perfetto. Mi piace. Allora, Rudos. Ciao, 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 grazie. Siamo giunti alla conclusione anche di questo video, ragazzi. Spero di avervi fatto cosa gradita, che vi sia piaciuto, di avervi dato qualche informazione in più su questo tipo di lavaggio motore a idrogeno di ultimissima generazione. E se questo contenuto vi è piaciuto, mettete like, scriveteci nei commenti. Mi raccomando, continuate a seguirci, attivate la campanellina. E non mi resta che dirvi, con il potere dell'idrogeno, sempre full gas! Messaggio, vediamo. Oh, il buon Rudos, vediamo cosa mi ha inviato. Ma Lori, cioè, sto provando il furgone, cioè fuori da ogni logica, cioè senti qua, ma è allucinante, ma quanto fa forte. Adesso mi spieghi esattamente cosa hai fatto, anche perché ho speso niente, cioè sembra mappato, cioè ho preso 20 cavalli, cioè è mostruoso. Fammi fare un'altra apertina. Ma stai scherzando, cioè, ci hai messo un altro motore, guarda, ci hai messo, secondo me ci hai montato un altro motore, cioè, veramente assurdo. Ma era, ti giuro, sei un grande, Lori, un grande. Beh, che dire, devo dire che il buon Rudos è rimasto contento, almeno abbiamo fatto qualcosa di buono anche oggi, ragazzi.